Jezero Maggiore je drugo največje in najbolj zahodno od treh večjih predalpskih jezer v Italiji. Čeprav je ledeniškega izvora in obdano z gorami, katerih vrhovi so skoraj vse leto pokriti snegom, je podnebje tot prijazno številnim rastlinam. Ljubitelji kameli, kameliofili, kot jim rečejo Italijani, med palmami in rododendroni ob hišnih vrtov kaj kmalu prepoznajo tudi cvetove zimzelenih grmovnic, ki jim je svetovno literarno slavo prinesla Dumajeva Dama s kameljami. Kamelije so v Italijo prinesli vzhoda pred nekaj stoletji in jih ob jezeru posadili najprej na Boromejske otoke. Do otoka Madre je 15 minut vožnje z ladjo. Isola Madre in Bela Isola sta bila prva otoka, na katera so ob Lago Maggiore posadili kamelije. To sta storila vrtnarja brata Rovelli, ki sta takrat skrbela za vrtove in posestva družine Boromejo. Ti otoki so še danes v lasti te družine in se imenujejo zato Boromejski otoki. Okrog Laga Maggiore pa naj bi bilo danes posajenih kar okrog 5 milijonov primerkov kamelij. La prima camelia in Italia è arrivata alla Reggia di Caserta intorno al 1836. Da allora le camelie si sono un po' sviluppate sia nella zona della Toscana e qui all'Isola Madre è arrivata perché un principe della famiglia Borromeo si trovava all'epoca presso la corte di Caserta, per cui ha introdotto una pianta qui all'Isola Madre. 330 metrov dolg in 220 metrov širok otok Madre je največji med boromejskimi otoki. Svojo umirjeno zeleno prostranostjo, po kateri se sprehajajo pavi in fazani, pa tudi njihov najznačilnejši predstavnik. Najpomembnejše drevo otoka je veličastna kašmirska cipresa, ki so jo pred dobrimi 150 leti na otok prinesli v majhni papirnati vreči. Neurje, ki je pred 8 leti zajelo severni del jezera in otoka, je izruvalo in poškodovalo tudi to 70-tonsko drevo, ki je danes po obsežni reševalni akciji s helikopterjem in žerjavi z jeklenimi verumi utrjeno v zakopane betonske temelje. Kamelije takrat niso bile toliko poškodovane. Najstarejša med njimi je tudi letos lepo zacvetela. L'Isola Madre, quindi dal 1836, ha una ricca collezione di camelie dovuta ai giardinieri dell'epoca che ne hanno anche selezionate delle nuove cultivar. E la più vecchia è una camelia di cui non si sa assolutamente il nome, è una camelia a fiore rosso che è ormai ha 180 anni. Sembra incredibile, ma riesce a vivere quasi sulla roccia. Perché si può trovare tante camelie sull'Isola Madre e Lago Maggiore? Perché il Lago Maggiore ha un clima molto simile al paese d'origine della camelia. Camelia japonica originaria dal Giappone e dalla Corea e altre camelie originarie della Cina crescono comunque in un territorio dove c'è una temperatura mite d'inverno e fresca in estate con un elevato livello di umidità. Per cui qui si è sviluppata molto bene e ha dato possibilità di avere delle nuove cultivar. Gospa Valerija je ljubiteljica kameli. Vanje se je zaljubila pred desetletji. Kot članica Verbanijskega vrtnarskega društva nas je seznanjala z otoškimi kamelijami. Del znanja o razvoju kameli in novih skupin in sort je prenesla tudi na nas. Alcune sono ottenute per incroci, quindi incrociamo due specie e otteniamo un gruppo, non so, una saluensi con una japonica mi dà fuori un gruppo chiamato Williamsi, perché il signor Williams ha deciso di provare questi incroci e quindi ha portato questo gruppo, va bene. Poi, quindi abbiamo varietà dovute a un'ibridazione tra due specie. Poi ci sono varietà dovute a ibridazione della stessa specie, cioè mi si presenta una pianta con una caratteristica,
un'altra, una japonica con una caratteristica, una japonica con una caratteristica diversa, li incrocio insieme e ottengo una nuova pianta. Altre cose ancora sono le diversità dovute alle, gli inglesi chiamano sport, ma a me piace più il termine italiano, chimera, e sono le variabili, cioè ci sono delle piante come camelie e rose, ad esempio, perché la rosa ha la stessa caratteristica, di produrre sulla stessa pianta delle variabili chiamate appunto chimere, che possono essere di breve durata, cioè dura una fioritura e la volta dopo non si ripresenta più, oppure una variabile costante. Se io faccio il taleaggio sulla variabile costante, continuerò a produrre la camelia con quella variabilità, che però a sua volta può dare con gli anni una nuova variabilità. E sono capitate delle camelie con una partenza di base arrivare a avere 10 variabilità diverse nel tempo. E qualche camelia e qualche varietà cambiano il colore di fiore. Esatto, e proprio per la potenzialità della pianta di sviluppare nuove variabili. Sulla stessa pianta si possono incontrare anche 5 fiori diversi di forma e di colore. Come ad esempio l'esemplare più bello è la Goffredo Dero, che qui sull'isola si sta cercando di riprodurre perché è stata trovata in un giardino quando si era pensato che non esistesse più. Non è saputo che il tè è fatto dalla camelia? Tutto il tè che si beve nel mondo arriva dalla Camellia sinensis. Si usano le 3-4 foglie apicali, le raccolte si fanno durante l'anno, distribuite in vari periodi, e a secondo il tipo di lavorazione si ottiene il tè nero o rosso, come tecnicamente sarebbe da definire, il tè verde, il tè bianco. Qualcuno accenna che c'è anche un tè giallo. Quindi adesso, in ultimo periodo, abbiamo saputo che in Cina stanno tentando la coltivazione di camelia gialla, che comunque è di una zona subtropicale, e di questa camelia gialla possono essere utilizzati i fiori per fare il tè. Mesti Verbania in Palanca ob jezeru Maggiore bi lahko poimenovali tudi mesti kameli, toliko jih tam raste. Obširno zbirko najdemo tudi v botaničnem vrtu Vile Taranto. V 30-ih letih prejšnjega stoletja je vrt in dvorec kupil škotski kapitan Neil McEachern, ki sta ga očarala lepota italijanske arhitekture in pogled na jezero. Vrtovi, kot jih vidimo danes, so narejeni po njegovih zamislih. Svojih potovanj je vanje prinašal številne, Evropi takrat neznane rastlinske vrste. Po parku smo se med cvetovi dišečih magnolij sprehajali z doktorjem Frankom Caretijem in znova spoznavali kamelije. Specie di camelie sono nel mondo attorno ai 260, mi pare, e poi ne continuano a trovare di nuove. Sono originarie dell'estremo oriente, quindi la zona che va dall'Himalaya alla Cina e al Giappone. Diciamo, di queste 260 specie a Vila Taranto ce ne sono 10. 10 specie, quindi se vi interessa ve lo dico. Allora, a parte la japonica, che è questa, che è quella più conosciuta, che è più conosciuta anche perché annovera nel mondo, si parla di 30.000 varietà diverse, quindi un numero è notevole. Queste 30.000 varietà sono fatte conoscere un po' in tutto il mondo, sono state create da vivaisti e selezionatori dall'America, l'Australia e anche gli europei, chiaramente. Poi abbiamo la camelia sassanqua, seconda in ordine di importanza, che è la camelia a fioritura autunnale-invernale, che è originaria del Giappone. La camelia oleifera, che è la corrispondente cinese della sassanqua. Entrambe sono coltivate nei luoghi d'origine, anche se non soprattutto, comunque hanno importanza notevole per l'olio che si estrae dai semi, sia dalla sassanqua che dall'oleifera.
Camellia cuspidata je vrsta z majhnimi cvetovi. V rodu kameli, ki spadajo v družino čajevk, je od 100 do 250 vrst, koliko natančno ne vedo. Carl Linné jih je poimenoval po jezuitskem botaniku George Josephu Camelu, ki je služboval na Filipinih, s kameljami pa se ni ukvarjal. V Evropi so jih posadili najprej na angliške in nemške vrtove, kasneje pa prinesli tudi v Italijo in druge sredozemske dežele. Za gojenje na vrtovih so zanimive predvsem kamelije vrst japonika, retikulata in sasankva. Japonike so tudi kamelije znanega italijanskega žlahtnitelja, ki smo jih spoznavali na 48. razstavi kameli. Sin znanega francoskega pisatelja Aleksandra Dumaja, prav tako Aleksander Duma, je Damo s kameljami objavil 1848. leta. Štiri leta kasneje so delo uprizorili na odru, predstava pa je doživela izreden uspeh. Po njej je znani italijanski skladatelj Giuseppe Verdi napisal prav tako znano opero. V nagradnem vprašanju sprašujemo po imenu te znane Verdijeve opere. Izžrebanca premeta, kameljo vrtnarstva Kurbus iz kraja Mele pri Gornji Radgoni. Ob jezeru Maggiore vsako leto konec marca pripravijo dvodnevno razstavo kameli. Čeprav je takrat v kamelije odeta vsa vrbanja, je osrednji del razstave na cesti Magnoli pred sedežem občinske uprave. Stare in nove sorte nam je predstavil Elio Savioli, ki nam je najprej pokazal kameljo Ice Lake, simbol torinskih zimskih olimpijskih iger leta 2006. Njen poldvojni cvet je bel z rumeno sredico, beli cvetni lističi ponazarjajo sneg. E questa è una Igo, fa parte di un gruppo di camelie che sono state selezionate appositamente da dedicare ai samurai, in quanto rappresenta l'eternità, e mettendole sulle tombe dei samurai, questo a livello significativo li portava a essere eterni. Nel gruppo delle Igo comunque ci sono tutti, questa in particolare bianca, però ci sono tutto un gruppo di colori, rosso, rosa, striato, maculato. La caratteristica è quello della corona di fiori semplici e i pistilli in evidenza a corona reale. È una varietà vecchia? È una varietà molto vecchia, perché comunque risale una varietà. È un gruppo di ibridi in cui ci sono tante varietà, però fanno parte del gruppo delle Igo. Questa è un altro gruppo di camelie interessanti che richiede il mercato adesso, queste sfumature di giallo, ibridazioni che vengono ottenute avendo una caratteristica del giallo come fiore, come cromatismo. Ce ne sono diverse adesso e quello che il mercato chiede come novità. Le strutture del fiore, diciamo quella più naturale è quella semplicissima. Proprio la corona semplice di petali esterni. Poi da lì si con sono quali petali? 6-7 petali. Poi da lì si sono ottenute tutte le forme, perché andiamo al doppio imbricato, al semidoppio, al peoniforme, all'anemoniforme, per cui ci sono molte forme di fiore che vengono ottenute dalle ibridazioni. Dire quale è più interessante è solo una questione di gusti personali, per cui non mi esprimo, perché darei soltanto un parere personale che non vuol dire che sia quello generale. No? Questa fa parte, come l'Anuccio Gem, di una serie di ibridi di un italiano che è emigrato in America e è un noto ormai a livello internazionale ibridatore di camelia. Ha fatto tutto un gruppo Nuccios, camelia appartenente a Nuccio, con tutta una serie di ibridi e di colori di sfumature. Qui
La più classica, la più conosciuta è la Lucio Gemme, che è un fiore doppio perfettamente imbricato bianco. Poi la Lucio Pearl, la Lucio Jewel e altre varietà comunque che sono con colori completamente diversi. Il giardinaggio una volta era d'appannaggio di signori che avevano dei grossi parchi, delle grandi ville, e allora per farsi la differenza fra uno e l'altro cercavano sempre di importare, di mettere a dimora varietà o comunque piante che altri non avevano. Una forte ibridazione di camelie nell'Ottocento era da ibridatori toscani, fiorentini, per cui Conte di Gomer è una di quelle che vengono dedicate a questi signori che poi le mettevano a dimora e portavano il loro nome. Ecco, anche questa è un'altra delle varietà storiche, Giuseppe Traverso. Portano sempre comunque il nome o di una donna a cui è stata dedicata oppure del proprietario del parco e della... Poche volte solo Nuccio ha intitolato a se stesso come ibridatore il gruppo di camelie che ha selezionato. Qui siamo davanti a due esemplari di camelia ibridi di reticolata. La caratteristica è proprio quella del semidoppio, più o meno evidente, e della grandezza del fiore. È poco interessante come pianta, perché comunque ha delle vegetazioni molto lunghe, una foglia molto grande e l'internodo molto distante da uno all'altro, per cui esteticamente non è una bellissima pianta, però quando fiorisce fa un fiore che è estremamente grande e di scena. Questa è abbastanza rara, è una pianta non facilmente trovabile. Non si trova. Ce n'è ma pochi esemplari. È particolare, per cui non a tutti potrebbe piacere, però è molto interessante a livello estetico e cromatico, no? È sempre comunque una camelia japonica. Camelie sono profumate? Profumano o no? No, ci sono alcuni esemplari che sono profumati, però non hanno certamente la fragranza che può avere una Daphne, una gardenia. È un profumo abbastanza delicato dove però lo si sente soltanto se si va molto vicino. Nella zona non è che profumano l'ambiente o comunque la zona circostante. C'è la fragrance, che è abbastanza più profumata di altre, oppure anche la Kramer Supreme, che sa di garofano come intensità di profumo. E questa è una? Questa è la Dolph Audusson. E anche questa è una delle varietà abbastanza vecchie, diciamo storiche. È chiaro, la particolarità nei confronti dei colori intensi unici, questa variegatura che la rende particolare, più interessante di altre. Il fiore è un semidoppio, nei confronti, ecco, questa è un'altra invece a fiore semplice, questo è un fiore doppio peoniforme. Ecco che una differenzia dall'altra, perciò una persona dice a me piace questa, invece no, quella semplice, oppure le Igo. Gli italiani che colore e che varietà amano di più? Di tutto, non c'è proprio una qualcosa di caratteristico e di specifico. Diciamo che il cameliofilo o comunque l'appassionato di camelie si avvicina prima di tutto interessato dalle camelie a fiore molto grande, poi finisce con l'affinarsi nella ricerca a varietà tipo le Igo, cioè semplice. Se si boste na svojem vrtu zaželeli kamelijo, jo posadite na polsenčno mesto. Poletne pripeke ne mara. Poskrbite, da bo imela dovolj kisle zemlje. Tla naj bodo skoraj vedno vlažna, saj svojo nečimernost najbolj pokaže, ko jo presušite. Lahko jo gojite tudi na balkonu v večji posodi in kislem substratu, a vedite, da ni rada pokrita. Raje uživa svobodo zmernih vetrov in padavin.